Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e in collaborazione con Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare una opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi il nostro focus è su Israele, uno dei paesi più sviluppati dell'area medio orientale, che ha ben 8.547.000 abitanti e dove convivono una moltitudine di etnie, essendo stata per secoli terra di immigrazione. L'economia israeliana è di tipo misto e il paese è pienamente autosufficiente per quello che riguarda i propri bisogni alimentari, pur essendo un territorio molto arido, ma un sistema di microirrigazione anche molto, ma molto sviluppato. Israele, ricordiamolo, è un paese industrializzato in cui il cui settore manifatturiero e al suo interno anche molti comparti produttivi nazionali si fonda su un esteso e sofisticato sistema di ricerca e sviluppo, processi, strumenti e macchinari ad alta tecnologia, e questo è il risultato di uno sviluppo che ha avuto il paese assolutamente rapido e anche intensivo. Piccola economia, quindi, con un mercato interno relativamente limitato, la crescita di Israele dipende quindi soprattutto e principalmente dall'espansione delle proprie esportazioni. Oggi il nostro ospite di OK Italia Parliamone, appunto per ragionare sulle opportunità per le nostre imprese in Israele, abbiamo il presidente della Camera di Commercio italiana in Israele, Ronny Benatoff. Buongiorno Benatoff. Buongiorno. Benatoff, l'epidemia Covid-19 sta avendo, ovviamente, come naturale che sia, impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Questo è un periodo estremamente teso e delicato per Israele. Secondo le notizie che abbiamo, è sempre più stretto nella morsa, nella tenaglia del Covid-19. Ogni giorno i casi, purtroppo, stanno continuando ad aumentare. Sono acclarati ormai 38.213 contagi, il numero di vittime è arrivato, questo i dati che ho raccolto due giorni fa, 358 persone. Nell'ambito delle stringenti misure che sono state adottate per la prevenzione della diffusione del Covid-19, le autorità israeliane hanno anche disposto che fino al 1 agosto del 2020 è assolutamente vietato l'ingresso in Israele a tutti i cittadini stranieri provenienti dall'estero, mentre i cittadini israeliani potranno rientrare nel paese subordinatamente però all'effettuazione di una quarantena di 14 giorni. Questa deroga potrebbe anche essere concessa a cittadini stranieri che però hanno la propria base di vita in Israele. Le chiedo, Benatoff, qual è la situazione reale oggi del Covid-19 in Israele? Le chiedo se si è ritornati regolarmente tutti a lavoro o se ci sono ancora delle restrizioni. Ma dunque, diciamo che se avessi dovuto rispondere a questa domanda solo probabilmente 3 settimane fa, avrei detto la situazione è fantastica. Lo so. Tutti sono tornati al lavoro, salvo la questione degli aeroporti chiusi, degli ingressi chiusi. Il resto era tutto aperto, scuole, cinema, locali notturni, bar, ristoranti, sale, ginnastica, tutto. Credo che ci fosse un limite di 500 persone per gli eventi, i matrimoni, cose di questo genere. Purtroppo circa un mese e mezzo dopo la riapertura i numeri sono cominciati a salire, perché in quel momento eravamo intorno ai 10-15 casi al giorno in un paese che ha più o meno la popolazione della Lombardia. Sì, infatti. E eravamo arrivati a 10-15 casi al giorno. Oggi siamo a quasi 1.600 casi al giorno. Purtroppo, oltretutto, non sono dei focolai ben individuabili, ma ci sono casi in più di 70 comuni del paese, quindi molto diffuso. E negli ultimi giorni sta anche aumentando in maniera preoccupante il numero delle terapie intensive. Questo l'avevano detto gli esperti, quando all'inizio si diceva ma il virus è meno potente, ci sono meno terapie intensive, e loro avevano detto le terapie intensive arrivano circa
due o tre settimane dopo i sintomi. Quindi in questo, negli ultimi due o tre giorni i numeri sono aumentati in maniera sensibile. Tre settimane fa mi ricordo che c'erano, mi sembra, 18 o 20 persone in terapia intensiva, credo che siamo intorno ai 200. Ecco, le chiedo, il servizio sanitario è capace di supportare anche sopportare eventuali grandi accessi in terapia intensiva? Sì, ma ci sono dei limiti. Quindi sicuramente sono in grado di arrivare tranquillamente intorno al 2005, forse anche il 2000. Okay. Oltre, penso che andrebbe in tilt il sistema. Israele è un paese dove, da un punto di vista che chiamiamo albergo, trattamento, le strutture non sono bellissime e sono molto complicate. Spesso in periodi dell'influenza vediamo i malati nei corridoi, però è un paese dove il livello del sistema sanitario è molto molto alto e in più vengono utilizzate tutte le tecnologie immaginabili proprio per fare la cura a distanza dei pazienti, che ricevendo in tempo reale tutti i dati e continuando a curarli pur non avendo il contatto fisico. Quindi attualmente che tipo di restrizioni ci sono? Le attività commerciali, le imprese possono lavorare regolarmente? Sì, negli ultimi giorni hanno fermato, hanno ridotto il numero dei posti nei ristoranti al chiuso, quindi mi sembra che siano massimo 20. All'interno dei ristoranti hanno ridotto il numero delle persone per gli eventi, quindi credo che siano adesso 100, e si parte, c'è una grossa discussione se chiudere le palestre, e hanno ribloccato alcuni tipi di eventi e di massa, diciamo. Per il resto gli uffici sono aperti, c'è l'obbligo di portare la mascherina all'aperto. Non viene molto rispettato, gli israeliani sono molto, molto bravi e molto forti nei momenti di emergenza. Quando le cose cominciano a diventare routine, sono meno ligi e diciamo che le mascherine non se ne vedono tantissime per strade. Le spiagge sono strapiene, i giovani, Israele è un paese giovanissimo, quindi i giovani reagiscono in maniera... Israele, se non ricordo male, presidente, ha una media di età, insomma, intorno ai 26-27 anni dovrebbe essere. Esatto, esatto. E quindi diciamo che i giovani si sentono molto protetti dalla malattia, e questo potrebbe essere un problema. Comunque è una situazione in divenire, perché proprio ogni giorno si sta cercando in ogni modo possibile di evitare una nuova chiusura. Stanno facendo delle semi chiusure di quartieri, soprattutto a Gerusalemme e in alcune cittadine, sperando di fare delle chiusure limitate per qualche giorno per riuscire a abbassare il numero dei contagi. Molto bene. Presidente, all'inizio del 2020 era stata prevista in Israele una crescita positiva che aveva caratterizzato d'altronde tutto l'ultimo decennio, con una crescita prevista del PIL di circa il 3,2%. La pandemia purtroppo ha fatto sì che la crescita del primo quadrimestre invece oggi sia col segno negativo, con una perdita del 7,1%. Le chiedo in che modo durante questa emergenza Covid-19 il governo israeliano ha affrontato l'emergenza e soprattutto come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende. Allora, ci sono due strade principali. La prima è stata quella quella che da noi si chiama cassa integrazione, che in Israele non esiste. Praticamente chiunque veniva messo in ferie non pagate, così si chiama in Italia, veniva preso in carico dallo Stato. Perfetto. E continuava a ricevere lo stipendio dallo Stato, e questo ha funzionato, questo veniva erogato regolarmente e quindi ha sicuramente migliorato la situazione di parecchie persone che erano state lasciate a casa. Per Israele ha un'economia composta da tantissime piccole imprese, imprenditori individuali, e questi hanno avuto dei trasferimenti a fondo perduto. All'inizio quei soldi non arrivavano, il governo aveva promesso che sarebbero arrivati sul
conto in banca come in America, dentro pochi giorni, non ha funzionato all'inizio, adesso comincia a funzionare, cominciano ad arrivare i soldi. Ha avuto anche, ci sono stati anche prestiti garantiti come da noi in Italia col sistema bancario. Anche questo all'inizio non ha funzionato perché le banche chiedevano un sacco di documenti a piccole aziende che erano sull'orlo del fallimento. Quindi, però anche questo sta migliorando, anche se non è tutto risolto, e sicuramente ci sono delle fasce che così cadono un po' in mezzo alle fra le sedie e non ricevono niente, e si assiste tutti i giorni. In Israele è un paese piccolo, per cui le cose sono molto individualizzate. Chiaro. E nei telegiornali si sentono ogni giorno interviste con persone che si ritrovano sul lastrico dopo aver lavorato una vita intera e hanno veramente difficoltà. Questo sì. Non è facile, però Israele ha la fortuna di partire da una situazione economica che era molto buona. Uno. Due, Israele ha la fortuna anche di partire da una praticamente piena occupazione. Sì. Diciamo, adesso non mi ricordo, per esempio, a Tel Aviv, che è la principale città del paese, non mi ricordo più quale fosse il tasso di disoccupazione, ma mi avevano spiegato che era il tasso fisiologico al di sotto del quale non si può scendere. Cioè, io ho lasciato il lavoro e ci metto 2 o 3 giorni a trovare uno successivo. Questa era la disoccupazione che c'era a Tel Aviv, praticamente c'era a pieno impiego, e in tutto il paese comunque la disoccupazione era bassa. Mi sembra che intorno ad aprile si sia raggiunto il 25%. Sì, dovrebbe essere intorno a quella cifra. E quindi è stata una cosa veramente drammatica. E il settore che continua a reggere è il settore dell'innovazione, della tecnologia. C'è stata qualche azienda che ha fatto dei licenziamenti, ma la maggior parte ha continuato a tenere il personale, visto che il lavoro si può fare da casa. Lo smart working era una cosa normale già prima in questo tipo di aziende, e il mercato è il mondo. Purtroppo anche il mondo è abbastanza rallentato, ma nell'innovazione, se guardiamo anche i risultati del Nasdaq, il Nasdaq si è comportato diversamente da tutti gli altri indici e ha recuperato tutta la perdita che aveva avuto. Quindi diciamo che questo per Israele è una parte molto importante dell'economia. Eh sì, anche perché ricordiamo i settori di punta dell'economia israeliana sono, come diceva lei, cioè l'high-tech, la cyber security, l'ICT, ma soprattutto ricerca e sviluppo, lavorazione di diamanti, estrazione energetica. Soprattutto gli investimenti, questo è un dato molto importante da far conoscere ai nostri ascoltatori, gli investimenti nella ricerca e sviluppo superano bene il 4% del PIL in Israele, che è il livello più alto che possiamo riscontrare in tutti i paesi del mondo. Israele d'altronde è anche un primato, ha ottenuto il record mondiale per emissione di brevetti pro capite, quindi questo è un qualcosa che ovviamente aiuta poi lo sviluppo anche in momenti di difficoltà. L'Unione Europea, Benatov, è il principale partner commerciale di Israele, riceve il 35,2-35,3% delle esportazioni complessive di questo paese, seguito a ruota dagli Stati Uniti. L'Italia poi, nello specifico, offre a Israele la piattaforma ideale per poter industrializzare i prodotti che concepisce, e di contro Israele dispone della ricerca e sviluppo e dell'alta tecnologia di cui ancora il nostro paese è purtroppo ancora sprovvisto. I principali prodotti importati dall'Italia da Israele sono beni di consumo, mezzi di trasporto, prodotti chimici, macchinari, mentre i prodotti esportati in Italia da Israele sono prodotti chimici, plastiche, gomme, macchine, componenti elettriche, minerali, vetro, metalli, anche se questi in maniera un pochino ridotta. E oltre ad accordi di cooperazione scientifica e anche incentivi alla ricerca, Israele e l'Italia sono, possiamo dirlo, legati da diversi trattati di natura economico-commerciale, sia in maniera diretta tra Israele e Italia, sia come conseguenza degli accordi che sono stati siglati tra Gerusalemme e l'Unione Europea. Le chiedo, Benatov, anche alla luce degli ultimi accadimenti, quali vantaggi ci possono essere oggi nel fare impresa in Israele, quali gli scenari di investimento che si stanno delineando e soprattutto quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Allora, sono vari aspetti. Uno, che secondo me è il più importante, anche se è un po' più complicato, è quello dell'innovazione.
L'Italia ha bisogno di innovazione, non parlo solo di alta tecnologia, ha bisogno di innovazione dei processi produttivi, ha bisogno di innovazione del prodotto, e Israele è una fonte veramente inesauribile di innovazione in praticamente in tutti i settori, e ha il vantaggio che non è un concorrente. Israele ha un mercato piccolo, per cui deve produrre innovazione e poi deve passarla all'estero, ai paesi che hanno più bisogno di questa innovazione. Ed è apertissimo a collaborare. Tra l'altro con l'Italia, come diceva prima, ci sono dei trattati importanti e c'è una collaborazione fantastica nel settore, nei vari settori scientifici, cioè nella ricerca, in tutto il mondo dell'innovazione c'è una grossa collaborazione. L'ambasciata italiana ha ricoperto, ha svolto, diciamo, da ormai parecchi anni un ruolo veramente importante e dinamico per riempire di contenuti questi trattati, e si cerca il più possibile di portare aziende italiane in Israele, non perché le università israeliane siano migliori di quelle italiane o la preparazione teorica sia superiore, ma perché l'ecosistema che si è creato in Israele è veramente abbastanza unico ed è molto importante per le aziende italiane conoscerlo. Per cui si cerca di dare il più possibile all'azienda italiana la possibilità, l'accesso alle aziende israeliane che hanno tecnologie che possono essere importanti per loro, e al sistema in generale eco-sociale, diciamo, che ruota intorno a tutto questo. Tra l'altro c'è un progetto molto molto bello, molto, anche se piccolo, ma molto importante, di startup. È il secondo anno, l'anno scorso è stato svolto dall'Ambasciata d'Italia con l'assistenza di Banca Intesa San Paolo e alcuni dei player più importanti israeliani. Quest'anno siamo entrati anche noi come Camera di Commercio e Vice, e quest'anno 16 startup italiane verranno per 3 mesi, cioè è un bando che c'è adesso, verranno ai primi prossimo e staranno 3 mesi a incubarsi in Israele, in modo da assorbire, crearsi rapporti internazionali e un modo di lavoro un po' diverso da quello che si usa in Italia. Molto bene. Presidente, la Camera di Commercio Italiana in Israele, di cui lei è presidente, è attiva oramai dal 1955 e ha come suo obiettivo quello di promuovere le opportunità commerciali ed affari tra Israele e Italia. Voi promuovete le relazioni commerciali e diplomatiche tra Israele e Italia con la finalità di promuovere ovviamente lo scambio bilaterale tra i due paesi. Le chiedo in che modo avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia? State ancora reagendo, visto che il momento, come ci diceva in apertura, è più critico del passato, e soprattutto se e cosa avete imparato da quanto è successo? Ma allora, dice assolutamente vero che il momento è più critico del passato, anche proprio in maniera specifica, perché noi la Camera di Commercio si trova praticamente all'interno dell'Ambasciata d'Italia, e nel nostro edificio ci sono stati dei casi di Covid, per cui diciamo che la situazione è diventata ancora più sensibile. Comunque abbiamo cercato dall'inizio di portare avanti lo smart working, il nostro personale ha lavorato da casa. Non è stato facile, perché l'attività tradizionale diventa un po' impossibile, le fiere, le delegazioni, cioè tutta una cosa che ormai appartiene al passato, però noi ci siamo attivati moltissimo dall'inizio per aiutare l'Italia nel reperimento di materiale sanitario che scarseggiava. Israele non è un grosso produttore di questo materiale, ma è un crocevia dove ci sono molti agenti, molti importatori che hanno ottimi contatti in Cina, in India e in altri paesi. Quindi siamo riusciti, per esempio, uno dei nostri due vicepresidenti è stato proprio colui che è riuscito a mettere in contatto la regione Piemonte con un produttore, e si è prodotto 1 milione di mascherine sono arrivate in Piemonte grazie a questa operazione. In più, in collaborazione con il Ministero dell'Innovazione, con la Ministra Pisano, abbiamo continuamente inviato un flusso di
insieme, abbiamo lavorato insieme all'ambasciata assolutamente, su tutte le nuove tecnologie che venivano sviluppate, nuove tecniche, nuove tecnologie che venivano sviluppate in Israele e applicate sul campo nella lotta al Covid. E abbiamo fatto tanti webinar, abbiamo anche, ci sono stati anche dei tour per l'eventuale partecipazione di un gruppo italiano a una cordata che stava elaborando un vaccino per il Covid, e in questo siamo stati assolutamente un player diciamo, abbastanza importante. Quindi abbiamo cercato di mantenere i contatti e di trasferire e di occuparci soprattutto di questo settore della, diciamo, della lotta al Covid. Però voglio dimostrare che le cose vanno lo stesso, e proprio in quel periodo si sarebbe dovuto tenere in Israele una manifestazione molto importante nel settore dell'automotive, che si chiama Ecomotion, al quale avevamo partecipato insieme a Marca Intesa, collaborando con Marca Intesa nelle ultime due edizioni, portando delle delegazioni. Quest'anno non si è tenuta Ecomotion dal vivo, ma si è tenuta virtuale, e con Banca Intesa e l'Ambasciata d'Italia abbiamo organizzato un webinar dove hanno partecipato importanti aziende italiane che hanno potuto essere esposte a tutta una serie di tecnologie del settore specifico che erano state sviluppate in Israele. Quindi su questo siamo stati assolutamente attivi. Perché io parlo tutto il tempo di tecnologia, ma in parallelo facciamo anche quello che è il bread and butter, diciamo, delle camere di scommesso, cioè continuiamo ad assistere le aziende che cercano l'importatore, che cercano il distributore, e questo è un lavoro che si fa costantemente. Purtroppo, non essendo l'Italia un mercato così importante, scusi, Israele un mercato così importante, abbiamo abbastanza difficoltà a portare delegazioni, soprattutto poi in questo momento, ma in generale pochi in Italia si rendono conto che Israele è un paese che è vero che è piccolo, però ha un potere d'acquisto molto alto. Se noi pensiamo che negli ultimi 20 anni, se non mi sbaglio, non sono bravissimo con i numeri, ma l'Italia è passata, mi sembra, da 20-21 mila dollari a 34 mila di prodotto interno lordo pro capite dal 2000 al 2000, e mi sembra che gli ultimi dati siano del 2018. Israele è passato da gli stessi circa 20.000 nel 2000 a oltre 40.000 nel 2018. Quindi soprattutto nelle zone diciamo centrali del paese c'è un potere d'acquisto molto alto. Si costruisce tantissimo, se uno vede Tel Aviv, la quantità di grattacieli che vengono costruiti è veramente impressionante. Per cui ci sono tanti settori dove le aziende italiane avrebbero la possibilità di entrare in maniera importante. In più si stanno facendo tanti lavori infrastrutturali, si è costruita una nuova ferrovia, si sta costruendo la metropolitana Tel Aviv, si costruiscono nuove strade, quindi le opportunità per le aziende italiane assolutamente ci sono. Ecco, Presidente, la Camera di Commercio, appunto, lo diceva lei prima, offre un vasto insieme di servizi a imprenditori, PMI, multinazionali e istituzioni dei due paesi che cercano ovviamente di sviluppare relazioni economiche sia nuove, ma magari anche di rafforzare relazioni già esistenti. In condizioni normali, non pensiamo adesso al momento di emergenza, quale è quello che stiamo vivendo attualmente legato alla pandemia Covid-19. E che tipo di assistenza come Camera di Commercio voi garantite agli imprenditori italiani che vogliono cogliere le opportunità di business in Israele? Israele è un paese piccolo anche geograficamente, soprattutto la parte molto sviluppata dal punto di vista economico è la parte centrale del paese. Ci si muove molto velocemente, cioè si raggiungono le varie cittadine in un'ora e mezza al massimo. E questo è un grosso vantaggio. Io così in certe volte paragono Israele, che se uno vede Tel Aviv con tutti i grattacieli, pensa a New York, pensa a Singapore, però io in tante cose lo paragono alla cittadina di provincia italiana, perché essendo un paese piccolo, la gente si conosce, è molto facile arrivare a tutti. È un paese anche giovane, molto democratico, per cui io arrivo a qualsiasi ministro con grossa facilità, e se incontro un ministro
mi dà il suo numero di cellulare, mi dice come si chiama, con nome di battesimo, non mi dà il numero di telefono della segreteria. Chiaro. Per cui è tutto molto più semplice se sei locale, se conosci le persone, e noi lo siamo. Per cui riusciamo veramente ad arrivare dove serve, riusciamo a trovare le aziende giuste da portare, da mettere di fronte alle aziende italiane. E questa è una cosa molto importante, conosciamo la mentalità e riusciamo a far funzionare abbastanza le cose. Devo dire che appunto siamo una camera piccola, siamo pochi, lavoriamo in maniera un po' alla garibaldina, nel senso che ci occupiamo di tantissime cose, però una delle cose che mi ha sempre dato soddisfazione è che i commenti sulla qualità del lavoro e sui risultati che hanno ottenuto le aziende che sono venute sono sempre stati molto molto positivi. Un altro settore dove lavoriamo in maniera importante è il settore del turismo. Noi siamo anche ufficio Enit in Israele, e anche lì, vabbè, in questo momento ovviamente il turismo è molto tranquillo, se vogliamo, però gli israeliani amano molto l'Italia, amano il cibo italiano, amano la cultura, il modo di vivere italiano, e quindi c'è molto lavoro da fare, perché gli israeliani viaggiano moltissimo, e ricordiamoci che Israele è a 3 ore di volo da Roma, quindi sì. I tempi sono legati. Presidente, mi viene da farle un'altra domanda molto importante per i nostri ascoltatori. Israele, ha detto, è un territorio dove c'è possibilità di fare business, un business sano, ma le chiedo, esistono delle regole d'oro che un'impresa italiana, un imprenditore che voglia avere successo sul mercato israeliano deve rispettare per evitare poi di avere delle amare sorprese? Ci sono delle regole di condotta? Assolutamente. Allora, la prima cosa, l'israeliano è molto diretto. L'italiano di solito tende a sedersi al tavolo e fare un quarto d'ora di game convenevoli. L'israeliano lo trova una perdita di tempo. Ho capito. Poi ti mangia dopo. I giri di parole, ma si potrebbe, ma allora, cioè l'italiano vuole sapere sì o no, è molto binario. Chiaro. Certe volte anche è complicato, perché quando si parla di, per esempio, di investimenti in Italia, l'Italia è così complicata, arcaica e burocratica, e tante volte le risposte non esistono, non sono binarie. Sì, si potrebbe, ma forse non si sa. Ecco, l'israeliano è una cosa che non capisce. L'israeliano vuole le cose chiare, l'israeliano vuole poter avere delle controparti dove ci si si sfonda tutta la sovrastruttura, cioè ci si dice le cose, si discute anche in maniera israeliana, tante volte è anche spinoso, gli israeliani si chiamano sabre, il fico d'India, che dicono che sono dolci dentro ma fuori hanno le spine, quindi tante volte sono veramente al limite della scortesia, pur essendo estremamente accoglienti, estremamente ospitali, ma proprio perché vanno al sodo. Io voglio dare un esempio, una cosa successa qualche anno fa, ai tempi quando c'era il ministro Moratti che aveva creato i politecnologici, i cluster tecnologici, e mi aveva chiesto di assistere a questo come presidente della Camera, anche perché conosco molto bene il mondo, soprattutto dei venture capital e della tecnologia. Abbiamo fatto una riunione in cui lei ha spiegato ai più importanti venture capital israeliani le opportunità che c'erano in questi cluster tecnologici. La settimana dopo mi hanno chiamato in due, uno per un progetto che doveva andare in un cluster in Lombardia, uno un altro in Emilia, però non avevano ancora nominato il consiglio di quello in Emilia. In Lombardia il responsabile del procedimento ancora non era stato nominato. 15 giorni dopo ho chiamato per dire: guardate, a breve succederà qualcosa. Mi hanno detto: guarda, tutti e due i progetti sono andati in due lander tedeschi. E nessuno si è più rivolto a me con dei progetti. Questa è un po' la cosa che vorrei trasmettere. Bellissimo. Non bisogna bruciarsi, se si dice qualcosa bisogna poterla fare. Promettere cose che non si possono fare è controproducente. L'italiano ti accetta, è disposto a fare, è molto collaborativo. Se poi però non sei in grado di, come si dice, to deliver, sei morto. Quindi possiamo consigliare.
ai nostri imprenditori di rivolgersi alla Camera di Commercio italiana in Israele per evitare anche amare sorprese? Assolutamente, noi siamo ben radicati localmente, conosciamo la maggior parte dei players importanti e quelli che non conosciamo riusciamo a farci presentare e arrivarci molto facilmente, quindi siamo anche molto rispettati e aiutati dalle istituzioni israeliane, collaboriamo con tutti i ministeri e l'ambasciata d'Italia ci appoggia veramente tantissimo e è un piacere lavorarci insieme, per cui credo che riusciamo a dare un servizio molto buono alle aziende italiane. Presidente Benatoff, io la ringrazio, auguro al paese, a Israele, di poter interrompere subito questa scia negativa, appunto, di ripresa dell'epidemia Covid-19. Ringrazio lei per averci accompagnato in questo viaggio virtuale nel territorio israeliano per cercare di capire e di scoprire quelle che possono essere le possibilità per la nostra internazionalizzazione, per il Made in Italy, per le imprese italiane che vogliano intercettare nuovi possibili sbocchi commerciali all'estero. Grazie ancora, Presidente Benatoff. Grazie a lei. Grazie ai nostri ascoltatori e appuntamento al prossimo Focus su altro paese straniero. Arrivederci a tutti.